scendono tutte in campo nel weekend le formazioni dei tre gironi della Serie A maschile, prima divisione nazionale. Nel girone A le formazioni tornano in campo dopo una settimana di stop, si riprende da una classifica che vede il Loacker Bolzano impegnato nel difficile match casalingo contro l'Estense Ferrara. Si comincia alle 19, arbitrano Mosaner e Zancanella. L'obiettivo del Bosen è quello di rimanere a un punto in più rispetto al Pressano di Scena. Domani invece sul campo del Solar Plus Rovereto a partire dalle 17.30 e con la direzione dei signori Di Domenico e Fornasier. Giocano per mantenersi nelle zone alte della classifica anche Force Brixen sul campo del Metal Cedar Mezzocorona dalle 19, arbitri Montagnier e Spina, e il Trieste, il tecnico Oveglia, a quota 12 punti e che affronta in trasferta gli altoatesini dell'Indata a Merano, da par loro a caccia della terza vittoria stagionale. Il match sarà arbitrato dalle 20 dai signori Iaconello, MT Group e Cassano Magnaco, rispettivamente 3 e 9 punti in classifica, sono protagoniste del quinto match di giornata. Dirigono Colombo e Fabian dalle 18.30. Nel girone B classifica cortissima nella parte alta, l'Ambra capolista cerca la fuga nella sfida interna contro il Sassari, che invece è terzo e ad appena due lunghezze dalla vetta. In terra toscana si comincia alle 19, dirigono Visciani e Busalacchi. Carpi, seconda forza del raggruppamento, affronta invece la Farmigia che di punti ne ha 9, frutto di 3 vittorie in 7 gare. Si comincia alle 16, arbitrano Regalia e Greco. A completare il gruppo di testa la Luciana Mosconi Dorica. La formazione marchigiana è ospite del Castenaso in terra emiliana e con avvio alle 21 arbitrano Colasanto e Felice. In palio importanti punti per variare gli scenari in fondo alla classifica nel match tra Cingoli e Bologna. Entrambe le compagini hanno una vittoria all'attivo e cercano dunque di salire a 6 punti con l'apertura dell'incontro alle 18 e la direzione della coppia Cimini Ciotola. E sfida di metà classifica infine quella tra Nuova Era, Casa il Grande e Romagna, appaiate a 12 punti, arbitrano Carrera e Rizzo. Si inizia alle 20.30. Chiudiamo con il girone C, dove la Junior Fasano ha la possibilità nel derby di domani contro il Putignano dalle 19, arbitrano Bassi e Scisci, di centrare la decima vittoria consecutiva in altrettante gare giocate e tenersi così a 6 punti di distanza il Planet Win 365 Conversano, impegnato al Pala San Giacomo contro la Lazio, col fischio dei signori Bosch e Pietraforte in programma alle 19. Gioca in casa anche la Sevat Fondi, che di punti ne ha 18 e che è ospite dell'Intini Noci. A partire dalle 19 arbitrano Simone e Monitillo, e a sua volta la formazione allenata da Domenico Iaia è alla ricerca del ritorno al successo dopo la sconfitta ai rigori della settimana scorsa in casa della Geoter Gaeta, che da par suo è domani di scena sul campo del Cus Palermo. La sfida in terra siciliana si aprirà alle 18.30, dirigono Cosenza e Schiavone. Il derby abruzzese farà tre Elettronica Teramo e Cuschieti, locali quarti in classifica con 15 punti e ospiti invece alla ricerca del terzo successo stagionale, chiude il quadro della decima giornata del girone C di Serie A maschile. La partita è arbitrata dalla coppia Vairo e Balzano, il via alle 19.00.